Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della muta vocale. Che cos'è e come comportarsi quando avviene? Cantare in libertà. Sappiamo bene che i bambini hanno delle voci definite voci bianche. Poi, crescendo all'età della pubertà, quando iniziano a crescere i baffetti ai maschietti e le donne diventano signorine, eccetera, la voce cambia e quindi avviene questa fase che si chiama proprio muta vocale. E in questo periodo, che può durare diversi mesi, anche qualche anno addirittura, la voce cambia molto, non tanto per le femminucce che perdono un 2-3 toni al massimo e la voce diventa più piena, ma tantissimo per i maschietti che perdono anche un'ottava se non di più. Quindi loro che sono magari abituati a cantare le canzoni alte delle donne, perché avendo una voce bianca la voce è molto acuta, si trovano improvvisamente, tipo a rispondere al telefono: pronto? E tu chiami, dici: chi sei? Sono Matteo. E non eri abituato a sentire quella voce. Quante volte vi è capitato? Il giovane Homer mi renderà miliardario per questa vita e quell'altra. Oh, divina! Ehi, la mia voce è cambiata. Oh, notte, quando Cristo nacque. Porca miseriaccia! Quindi se un bambino già cantava, avvertirà moltissimo questa differenza. E quindi è importante in questa fase non mettere sotto stress la voce, perché è una fase molto delicata e diciamo che un bimbo sarà portato comunque a cantare delle canzoni alte che prima faceva, non ci riuscirà e a volte si è così caparbi che non ci riuscivo. E uno invece prova e riprova. Il mio consiglio è quello di affidarvi a una persona esperta che vi dica cosa fare e soprattutto cosa non fare, affinché la vostra voce rimanga in salute, soprattutto ai maschietti. State tranquilli perché questa è una fase che dura un po', poi dopo la voce, che magari adesso in una fase di muta vocale è un po' ariosa, non sa dove andare, si spezza spesso, fate questo, poi piano piano si sistema, ma è importante che in questo periodo voi facciate molta attenzione e siate rilassati, perché poi tutto si sistema, avrete la vostra voce, il vostro range vocale, abbiamo visto nella puntata precedente che cos'è, e quindi tranquillamente potrete cantare e farlo nel miglior modo possibile. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.